Ciao ragazzi, eccoci di nuovo. Mi avete chiesto in tantissimi un nuovo workout ormonale e oggi sono qui proprio per proporvi un nuovo workout ormonale con un ospite speciale. Vieni, fatti vedere, ragazzi. Claudia, che tra l'altro, come potete vedere, è meravigliosa. Siamo al mese? 8 mesi e mezzo. 8 mesi e mezzo, quindi potrebbe quasi, diciamo, anche il nome della mia nipotina, perché lei sarà la mia nipotina ufficiale, la mia prima nipotina. Diamante, meraviglioso. Poi da parte mia anche l'ultima, perché poi smetti. Questo non è detto, ragazzi. Però Claudia, come potete vedere, e poi l'avete vista anche nelle mie storie, si è sempre allenata. La taggo anche sotto, e quindi andate a seguirla, perché tutti i giorni lei pubblica comunque sia allenamenti, e questi ultimi giorni prima del parto la possiamo comunque sia tutti seguire. E oggi ci alleniamo insieme, ho creato per lei, ma per tutti voi, un workout ormonale che potete fare anche, naturalmente, se non siete in dolce attesa di Diamante, la mia nipotina. È un workout da unire all'altro workout che avevo fatto proprio con mia mamma, un secondo step dal workout ormonale. Sei pronta a lavorare, Claudia? Diamante, sei pronta? Oh, la meraviglia, ragazzi, non vedo l'ora di coccolarla un po'. Allora, partiamo intanto riscaldandoci. Saranno, come sempre, io lavoro come se lei fosse non in dolce attesa all'ottavo mese e mezzo, quindi lavoreremo in 5 esercizi, 50 secondi di lavoro attivo per esercizio, 20 secondi di reset e ripetiamo tutto per 2 giri. Claro, se non ce la fai qualsiasi cosa, alza la mano. Workout ormonale, quindi basso impatto, lo consiglio a tutti, soprattutto anche alle persone che hanno superato una certa soglia di età ma vogliono comunque tenersi in forma, e non andiamo a lavorare ad alto impatto, quindi non andiamo a produrre troppo cortisolo. Intanto scaldiamoci, step touch, apri e chiudi, e siamo partiti con il nostro workout. Nelle pause Claudia ci racconta come stanno andando questi mesi, come sono stati questi mesi bellissimi, forse i mesi più, senza il forte, i mesi più belli per una donna, credo, nella propria vita. E impegnativi. Impegnativi, però lei è bravissima, ragazzi, quindi si è sempre allenata, mangia in maniera perfetta e, come potete vedere, la gravidanza la sta portando al termine in maniera meravigliosa. Sai, i nostri amici quanto saranno contenti di vederci insieme su questo workout? Il prossimo workout lo faremo con la bambina. Con la bambina, questo infatti è il primo regalo online che facciamo a Diamante, quindi non vedo l'ora che nasca per farglielo vedere. Lo mettiamo proprio come Ninna Nanna, il nostro workout insieme. Esatto. Vai, apri e chiudi. Qualche calcio dietro per scaldare bene la parte inferiore. Tra l'altro sono a casa di Claudia, guardate che meraviglia, Casa meravigliosa, siamo nella zona cucina. Ci ha ospitato oggi per questo super workout. Vai, tanto finiamo di riscaldarci un po', come il primo esercizio serve comunque per concludere il riscaldamento. Ok, pronta? Sì. Primo esercizio, ragazzi, 50 secondi di easy, facile lunge. Quindi apro e chiudo, utilizzo sia le braccia che le gambe, quindi dorsali con le braccia e gambe vanno lateralmente in attività aerobica. A tempo di muscola. Sei pronta, Claudia? Sì. Partiamo con questo workout ormonale. 3, 2, 1, andiamo, vai. Bravo. Non ho lo specchio davanti, quindi mi fido di te qua, Sì, fidati. Ti sto coprendo, no? Spero di no. Vai, alla fine vedrai, Claudia, sta un ottimo lavoro in cui il cuore lentamente salirà fino a andremo in fascia aerobica e tu avrai una sensazione di leggerezza che credo in questo periodo tu stia cercando, Esatto. E tutti voi con noi. Vai, forza qui, 50 secondi bene, Chiudi bene il dorsale, braccia e sorridi, Claudia, Noi siamo quelli di allenati con il sorriso, vai. Gli ultimi secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, stop. Il materiale, tappetino e i due manubri. Prossimo esercizio, è caldo qua. Mamma mia, allora. Prossimo esercizio, già c'è l'aria da neonato, che di solito quando si entra nelle case dei neonati sono 40 gradi e quindi già ci stiamo preparando. Side to side, allora scendi bene il squat, passo e risali e torni, ok? Sì. Pronti con noi? 3, 2, 1, side to side, scendo, passo, salgo, scendo, passo, salgo, brava, perfetto. Ma ragazzi, ma quanto è allenata? Vai! Sì, su, come vedete Claudia sta facendo l'attività a piedi nudi, ma potete tranquillamente farlo come lei, in modo da sentire bene il contatto. Scendi bene, vai. Diamante com'è? Si muove? Sempre si muove. Mai stata ferma. Vai, amore dello zio, vai. Ce l'ha.
desiderando il riposo. Noi non vediamo l'ora, tutta la tribù non vede l'ora della nascita di Diamante. Vogliamo tutti il regalo per Diamante, eh? La tribù, vai! Gli ultimi. L'ultimo torna qua, vai! Ok, stop, vado a prendere i manubretti, sono qua, per Claudia. Tanto uno solo, Claudia. Primo esercizio, squat sumo, vai, utilizziamo qui. Quindi, punte esterne, iniziamo a utilizzare il manubrio, scendo e salgo in squat sumo. 3, 2, 1, andiamo, scendi e sali. Guardo Claudia come lo sta facendo. Perfetto, bravissima. Ragazzi, ma guardate quanto è bello. Punte esterne, devi sentire bene il lavoro in interno coscia. Benissimo, non ti dico contrai l'addominale. Voi che non avete diamante potete contrarre l'addominale mentre lavorate, vai con noi. Vai ancora. Come potete vedere, quando si è anche all'ottavo mese di gravidanza ci si può allenare tranquillamente, naturalmente con delle accortezze. Vai ancora, giù. Vai. 10 ovviamente secondi. Fatevi consigliare sempre dal vostro ginecologo. E dal vostro personal, esatto. Sfidatevi. Assolutamente. Stop! Sì, questo, noi abbiamo il nulla osta da tua ginecologa che, guardando i parametri di Claudio e i parametri di Diamante, dice puoi fare tutto tranquillamente. Prossimo punto per questo. Swing! Avete mai pensato che una donna all'ottavo mese e mezzo di gravidanza posso fare lo swing e ora vedrete che è possibile. 3, 2, 1, andiamo. Quindi, ok. Bene. Mamma mia, io guarda. Non so come mai. Forse sarò finta anch'io, vai. Vai, vai, perfetto. Ma adesso io sai che faccio, guarda te. Vai, benissimo. Bella clap. Ragazzi, workout ormonale, un workout da abbinare agli altri workout ormonali, da poter fare assolutamente, un medio impatto. Vai, come va, Cla? Bene. Diamante, come sta? Bene. Quindi anche buona, quando si allena con me sta tranquilla, se no di solito è un terremoto, è un vulcano. Ciao Diamante, ben arrivata, perché quando lo vedrà, cioè, stop, recupero. Ci riesci ad andare a terra tutta a pedino? Certo. Allora, io ti do tutti i due manubri, ragazzi, anche voi a terra. Facciamo vedere. Diamante a sete. Lavoriamo anche le nostre braccia, quindi tricipiti, guarda bene qua. Qua. Mi fai un french press, ok? Prendi pure i manubri. Sali su. Vai, vai, scendi, scendi, scendi. Ok, sali con le braccia. Cioè, vai. Piega e sali. E poi sono capretti, povera, quindi. Come va? Benissimo ragazzi, anche voi come Claudia, French press. Vai, sì, sì, perfetto. È bravissima Claudia. Vai, brava. Ti ho messo anche più vicino per farti vedere bene, eh. Vai, ti chiamo io e te, però 20 secondi, se non ce la fai, trucchi. Vai, mancano 15 secondi. Ragazzi, ma che bel workout, quanto gli voglio bene. Vai, sudando io tantissimo, vai. Ancora, 5, 4, 3, 2, 1, ok, mi manubri, rimani pure in questa posizione, ultimo esercizio di questo workout, il quinto, non serviranno più i manubri, mi metti i piedi a butterfly, quindi bravissima, un classico ponte gluteo, ma in modo che le piante dei piedi vadano comunque sia a spingere l'una contro l'altra per lavorare sia interno coscia che gluteo. 3, 2, 1, andiamo, vai! Allora, lei naturalmente, che fai? Perfetto. I manubri li abbiamo messi da parte perché a diamante come manubrio in realtà. Se voi avete i manubri potete appoggiarli sopra la vostra pancia per avere un carico di lavoro. Vai, bravissima Cla. Ma che brava è. Nel detto tempo che è perfetto, guardate, rimani ferma un secondo e riscende. Fuori aria quando sali, prendi aria quando scendi, benissimo. Mamma mia. È bravissima. Diamante, la mamma è stata super, guarda, tu eri lì dentro. La prepariamo. Vai, 10 secondi. Ci siamo, vai ancora. Gli ultimi. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, primo giro andato, ti aiuta a risalire qua. Ecco, questo vai. 1, 2, 3.
grazie. Vabbè. E però ripartiamo, sì. Tutto per un secondo giro. Io ho sudato l'impossibile, tra l'emozione di star qui con Claudia Diamante. Sì, ho sudato tanto. E ripartiamo però con il secondo giro, sempre workout ormonale. Bruceremo tante calorie alla fine, guardate, cardiofrequenzimetro alla mano, perché andiamo a lavorare tutto in soglia aerobica. 3, 2, 1, il primo, piega leggermente più le gambe. 3, 2, 1, easy lunge, vai, qui, con me. Tempo, a musica, andiamo. Sì, Claudia, ci abbiamo tutto da rifare, per un secondo giro. Ci sei? Io sì, tu? Io sì, ci provo. Io sono come i padri, visto, quando partoriscono, che in realtà svengono loro in quella parte. Io faccio male oggi. Faccio quello che mi dico io, ma non sapete che faccio io. Vai, vero, giusto, vai ancora. Avevo detto, qua sono 50 gradi, assolutamente. Lei non c'ha il discorso ormonale, quindi non si rende conto. Vai ancora, gli ultimi. 4, 3, 2, 1, pausa. Allora, poi Claudia vive una seconda gravidanza con 18 anni di differenza. Differenza tra la prima e la seconda? Innanzitutto che il primo è un maschio, il secondo è una femminuccia. Giusto. Il primo l'ho fatto che avevo 18 anni, quindi forse anche un primo. Il 18 è il numero, quindi è il numero da giocare. E quindi... Però il tempo per parlare è terminato, side to side. Scendi giù, 3, 2, 1, andiamo. Su, giù. Vai, vai, sì. Ah, però inizia ad avere il tetto anche lei, Adesso per... Me lo domandavo questo, perché alla fine siamo sempre all'ottavo mese di gravidanza, di fresca come una rosa. Vai ancora, giù, vai. Io penso che la tua gravidanza sia stata così bella proprio grazie anche al fatto che ti sei sempre allenata, ti sei presa cura di te. È vero, questo. È verissimo, a me ha servito tanto. Hai avuto bere, fare i trattamenti. Bravissima. Bere tantissimo. Stop! Andarmi. Quindi bere tantissimo. Fare trattamenti anche estetici. Sì. Si è fatto un massaggio a settimana sempre, vero? Due. Due. Trattata bene lei. Però questo è il risultato di volersi bene. Quindi vuole bene anche a Diamante prima che nasca, perché già gli ha fatto vivere comunque sia questa gravidanza in maniera splendida. Terzo esercizio, Cla. Ti lo ricordi? Sumo. 3, 2, 1, andiamo in sumo, vai, scendi. Sì, punte esterne, però, vai. Sì. Bene ancora, vai. Scendi bene, senti bene, bravissima. Se riesci a scendere al massimo. Lei ha due manubri in realtà, guardate bene, quindi vai. Sì. Ancora. Scendi giù, vai. Sì. 15 secondi di squat sumo, un circuito semplice, lineare, in totale sicurezza, perché noi dobbiamo lavorare in totale sicurezza, soprattutto a questo mese della gravidanza, ma per tonificare comunque sia tutta la sua muscolatura. 3, 2, 1, stop! Cioè lei ha il timer davanti, quindi vede, ma in realtà siamo partiti più tardi 3 secondi, quindi li recuperavo. Prossimo! Cara Claudia, abbiamo lo swing, quindi te lo ridò. Ti ridò, anzi lo prendo anche il mio, così lo facciamo insieme. 4, 3, 2, 1, vai, hai capito lei? Ma lei è furbetta perché ha il timer davanti, ma però lo guarda solo quando fa comodo a lei, perché siamo partiti 3 secondi in ritardo, ma ha finito in chiavo. Vai, sono 50 secondi di lavoro per ogni esercizio. Swing, bene. Benissimo, brava, brava, brava. Dai, che poi ti mando a terra, vai. Vai ancora. Sì. Forza qui. Ragazzi, mettiamo bene il sedere, Oh, come mi piace. Brava. Qui infatti si lavora in realtà il glute, qui pensano tanti le braccia, ma in realtà. Poi mi direbbe Nick. Stringi il sedere. Io direi stringi il sedere e contrai l'addome. Questo lo dico solo stringi il sedere, vai. Ancora swing. Sì. 5. 4. 3. 2, l'ultimo! Sì, stop ragazzi, ma che super workout ormonale! Tappetino, scendi giù, scendi giù, scendete giù! Le mie due bambine, facciamo scendere giù, manubri, lei non si ricorda, però ecco, la gravidanza gli ha dato un po' di vuoti di memoria. French press, vai! 3, 2, 1, andiamo! Eh sì!
sì, vai. Ok. Bravissima, puoi arrivare quando stai, eh? Ragazzi. Vai. Allora, qua, complimenti, non c'hai nemmeno una smagliatura, niente, eh? Perfetto. Pensavo una gocciatina di ore. Gocciatina sulla vai. Vai ancora. Dai che siamo arrivati quasi al termine. Tieni i gomiti stretti. Bravissima. Ok, ancora. Lei potrebbe andare avanti per ore. Quindi. Come si dice, una mamma allenata. 5 secondi, vai. 5, 4, 3, 2. Una che recupera 20 secondi, a manovre e facciamo l'ultimo esercizio che è il butterfly ponte gluteo. Poi Claudia ti do anche qualche dritta sul post fatto. Prima naturalmente il primo periodo dobbiamo stare tranquilli, ma poi si può riprendere tranquillamente l'attività fisica già dopo il primo mese con tranquillità, perché naturalmente stai allattando, quindi ci sarà una situazione ormonale da tenere buona, però si può riprendere immediatamente ad allenarsi. Vai intanto, butterfly. Quindi questo workout lo rifaremo anche con diamante a fianco sopra, no, sul passeggino, dai, che ti guarda. Mi siamo il peso. Quindi io direi che diamo un appuntamento a tutti loro. Questo workout con diamante sulla pancia, il prossimo faremo tra un mesetto e mezzo, con ve la presenteremo diamante di persona. Quindi diamante, preparati perché il prossimo sei presente con noi. Poi ma che nome bello è diamante. Vai ancora, 10 secondi. Forza qui. Benissimo, bravo, sempre, rimanete sempre come lei. Un secondo fermi, ancora. 4, 3, 2, 1, stop! Claudia, bravissima. Io ti aiuto a salire. Ti aiuto, 1, 2, 3, Ale. È andata bene, è andata bene. Ragazzi, allunghiamoci. Allunga con me. Cambio. Un respiro, fuori, chiudi, prendi bene l'ultimo. Ragazzi, un bel applauso e cioè, si fanno gli auguri? Si fanno gli auguri, auguri alla mia carissima amica Claudia che sarà la mamma della mia nipotina a breve, anzi già sei la mamma della mia nipotina, ma a breve la cullerà tutto il giorno, perché sono convinto che diventerà una teppa questa bambina, come si dice, una peste, perché... Perché io farò in modo che sia una peste, perché mi piace l'idea di avere una bambina bella bella. Ragazzi, noi vi diamo appuntamento al prossimo workout e il prossimo con Claudia sarà Claudia e Diamante insieme. È una promessa, è questa, è una promessa. Grazie a tutti, grazie a Claudia, ci vediamo nel prossimo workout. Ciao!